Ciao ragazzi, bentornati in un mio nuovo video. Ho intenzione di girarvi un ask, così almeno, non lo so, vi aggiorno un pochino tutte le domande che avete, anche perché ho visto che ci sono un po' di cose che forse non si sono capite molto bene. E quindi, io non capisco comunque su Instagram com'è che funziona esattamente la situazione, perché ci sono alcune domande che non riesco a vederle per intero, non so come fare ad aprirle tutte, cioè... Ovviamente ci sono tante domande che si assomigliano, quindi magari ne leggerò una di modo da rispondere unicamente. Sei soddisfatta dei cambiamenti che stanno avvenendo nella tua vita oggi? Chiede Chiara. Allora, Chiara, in realtà sono molto contenta dei cambiamenti che sono avvenuti. In linea di massima io mi ero prefissata l'anno scorso, mi sembra, sarei andata a vivere da sola o comunque sarei andata via di casa, e mi sembra giusto che comunque a 23 anni, almeno per come sono ovviamente fatta io, mia mamma mi ha cresciuto da persona molto indipendente, e quindi mi iniziavo a sentire un po' stretta nella mia bella cameretta tutta rosa. Come hai superato la rottura col tuo ex e come hai vissuto l'inizio della tua nuova storia? Allora, Lidia, questa è una bellissima domanda, nel senso che io ho avuto circa 5 relazioni serie in tutta la mia vita, che sono tutte durate almeno più di un anno. Io di base sono comunque un'inguaribile romantica, quindi nel senso, sono una persona innamorata dell'amore, che ha bisogno delle endorfine che dà l'amore e tutte queste belle cose. Diciamo che però sono sempre caduta negli stessi errori, negli stessi schemi, in tutte le relazioni che avevo avuto, e non dico che siano state fallimentari, perché mi sembrerebbe scorretto dire fallimentari, perché comunque mi hanno insegnato tantissimo rispetto all'amore in generale, per quanto io comunque mi ritenga ancora tanto tanto piccola e che abbia ancora tantissime cose da imparare. Però comunque, avendo avuto tante un po' di relazioni serie, ho comunque potuto imparare, diciamo, un po' di cose, no? Con l'inizio di questa nuova relazione, che comunque noi ci scherziamo sempre, diciamo, siamo insieme da 10 anni, e ho deciso proprio di prenderla in un altro modo, cioè di rompere tutti i miei schemi, che faccio veramente tanta fatica a non pensare sempre come è la mia mente, cioè nel senso, la mia mente è fatta in questo modo, quindi io penso questa cosa. Ed è difficile riconoscere quando magari dico cazzarola, io penso questa cosa ma non è giusto pensarla, quindi devo fare in modo di, che ne so, succede fatto X, non devo prendermela per fatto X, perché è una cosa stupida e non ha senso farsi tutte le pare mentali che mi faccio. Quindi, nel senso, è una domanda molto molto lunga, in realtà ci starebbe anche tutto un video intero sopra, se lo volete fatemelo sapere, a tema proprio amore. Mi sto impegnando più che ovviamente con lui, ma anche e soprattutto con me, a non ripetere le solite cose che ho sempre fatto e che mi hanno sempre portato alla fine. Ho deciso di prenderla proprio con un'altra filosofia. Deve essere tutto molto più tranquillo. Io non sono una persona tranquilla, nel senso che comunque i problemi, se io non ce li ho, non sono contenta. Però in questo caso ho proprio deciso di dire: ehi, hai sempre sbagliato in questo modo, perché non provi a cambiare? Pensi in futuro di continuare a lavorare come commessa? Ti dedicherai alla famiglia? Allora, dunque, le mie migliori amiche mi dicono sempre: tu saresti dovuta nascere negli anni 40, 50, quegli anni lì in cui la donna doveva dedicarsi alla casa e ai figli, perché tu sei fatta così, tu vai bene per fare la mamma. Magari si entra in maternità, presuppongo, non lo so, e per un tot di tempo, per i primi tempi ovviamente è inevitabile, perché lasciare un tuo figlio subito da appena nato a una persona che si prenda cura di lui, non lo so, è una domanda un po' che, boh, no,
non lo so. Che però si ricollega un po' alla domanda precedente, anche questo mio discorso dei figli, io li voglio tantissimo, voglio tantissimo una famiglia, lo sanno anche i muri, però nel senso non voglio subito, per quanto in realtà io lo pensi, ci provo tantissimo a dire ehi, una cosa per volta, cioè viviti adesso la tua relazione, se effettivamente poi sarà cosa, si parlerà anche di questo. Adesso vivi con il tuo ragazzo o da sola? Allora, questa domanda me la fa Matilda e ho visto che ci sono un po' di domande tutte uguali, ossia com'è convivere, cosa ne pensa tua mamma del fatto che sia andata a convivere? Io non sono andata a convivere, non so perché si è capito così, ma io mi sembra di averlo detto che andavo a vivere da sola. Io e il mio ragazzo due o tre volte abbiamo buttato lì la cosa, no? Dell'andare a vivere insieme, ma non abbiamo, cioè non è ancora venuto a vivere qua. Poi ovviamente lui viene, può venire a dormire qua quando vuole, ha le sue cose, cioè nel senso io sono diventata tanto scaramantica e quindi tipo ho paura a dire le cose, perché poi ho paura che succedano cose brutte, non lo so. Quanto sei alta e quanto pesi? Dunque, Valentina, sono alta 1,54 e peso 43-44, dipende, chili. Cosa vorresti fare da grande? Boh, guarda, non ne ho idea, nel senso che io quello che volevo fare, ossia la parrucchiera, non posso farlo perché sono allergica ai prodotti. Cosa scoperta dopo 4 anni che praticavo, al di là del fatto che non ho finito un percorso di studi e quindi non è che dico vabbè vado a fare l'architetto o l'interior designer, che poi l'interior designer mi piacerebbe anche, però ci sono dei corsi che ovviamente dovrei fare che costano abbastanza e adesso diciamo che come possibilità economiche non siamo proprio nel miglior periodo della vita. E questo si ricollega a una delle tantissime domande che mi avete fatto, ossia come va a lavoro? Come dire, io ho lavorato per l'azienda che insomma tutti sapete dove ho lavorato, non voglio fare nomi perché non voglio che sembri che possa parlare male del posto in cui ho lavorato per un anno e basta. In pratica io appunto mi hanno fatto 3 contratti a tempo determinato per un totale di 1 anno e 3 mesi. Il fatto era che dopo i 3 contratti adesso è scattata la legge che scatta per forza o l'indeterminato o te ne vai a casa. Il problema è stato questo, che vabbè, in sostanza non mi hanno rinnovato e non l'ho scoperto proprio nel migliore dei modi, ossia la ragazza è arrivata, che è stato anche proprio una spiacevole serie di eventi, mettiamola così, perché ovviamente non è che si sono tutti messi d'accordo e cioè non è stata una cosa voluta o studiata, o pensata o fatta apposta di modo che io lo capissi in quel modo. Però in pratica negli ultimi giorni in cui ero in scadenza nel contratto io ancora non sapevo se mi avrebbero rinnovata o meno e non lo speravo, cioè nel senso lo sapevo al 99,9% che non mi avrebbero rinnovata, perché comunque in indeterminato diciamo che me lo sentivo che non me lo avrebbero dato, avrebbero forse potuto fare le cose in un altro modo, ma è un'azienda, quindi io non mi aspettavo assolutamente niente e lo capisco che è andata in questo modo, cioè nel senso non me la sono presa con nessuno. È ovviamente stato spiacevole vedersi arrivare una ragazza e sentirsi dire, tra l'altro a me, teoricamente ragazzi mi raccomando, se andate a lasciare dei curriculum chiedete sempre della responsabile, mi hanno lasciato a me il curriculum che per carità te lo prendo, nel senso non è che ti dico no vaffanculo vai a casa, però è venuta da me e mi ha proprio detto ciao, ho saputo che cercate una ragazza part time. E io tipo, ok, vieni. E la ragazza part time ero io, quindi nel senso facciamo 2 più 2, non ci vuole tanto a capire che avevano riaperto i colloqui o che cavolo ne so. Però insomma, bastava magari dire, guarda, probabilmente, cioè,
sappi che abbiamo riaperto colloqui, non so quale sarà la tua fine, ma se arriva qualcuno che ti dà il curriculum è perché comunque sia ci dobbiamo tenere le strade aperte, che ne so, vatti alla pesca. È andata così, vabbè, ovviamente io e le mie colleghe, perché comunque sia io a loro, mi ero affezionata, mi sono affezionata tantissimo, cioè voglio ad entrambe tanto, tantissimo bene, perché comunque sono delle belle persone e è difficilissimo al giorno d'oggi trovare dei colleghi con i quali effettivamente ti trovi bene. Magari puoi anche avere delle divergenze, puoi anche avere dei punti di vista differenti, però nel senso avevamo raggiunto un buon equilibrio, comunque ogni personalità si incastrava bene, no? E quindi diciamo che per me è stato un po' come la fine di una relazione romantica, cioè io l'ho proprio... Vabbè, ora mi prendete in giro, però l'ho proprio sentita come una rottura. Mi trovavo molto bene in questo posto a lavorare. Adesso niente, adesso sto cercando, ho lasciato curriculum ovunque e niente, si va avanti così. È una esperienza di lavoro che comunque mi ha formato tanto e ho imparato tante cose, e di questo bisogna comunque farne sempre oro, cioè nel senso, al di là di come poi vanno le cose, tu hai nel tuo bagaglio imparato, oltre che aggiunto qualcosa di molto positivo sul tuo curriculum, hai proprio imparato tante cose, quindi al di là di tutto io sono molto contenta dell'esperienza lavorativa che ho fatto. Poi, colore preferito, all'inizio era viola, poi rosa, poi bianco, e adesso, beh, allora, direi che si vede, ma a me il grigio è sempre piaciuto, fin da quando ero bambina, tipo il grigio, quando avevo 11 anni, perché io quando avevo 11 anni ero il contrario del viola, del rosa, del bianco e di tutte le cose femminili, no? Mi è sempre piaciuto il grigio, diciamo che poi ho avuto la mia fase tutta fiori e merletti e pezzini e fiocchetti e adesso invece sono ritornata al mio basic bianco, grigio. Vivere con il tuo fidanzato sta rafforzando il sentimento che hai per lui. Beh, oddio, appunto, non viviamo insieme, però secondo me è una cosa che, cioè, nel senso, è tanto diverso dire amore, vieni a dormire da me stasera, che sei comunque a casa con la mamma, è un'altra cosa che essere in casa tua, da soli, comunque le tue cose poi diventano anche le sue, io... mannaia a me, lo interpello tantissimo nel come arredare, cosa mettere, dove mettere, perché comunque il suo parere mi interessa, cioè non è che ci sono le mie amiche che mi dicono Giulia mi raccomando è casa tua, quindi scegli tu le cose, non devi pensare né a noi, né a lui, né a tua mamma, cioè è casa tua, io però sono una di quelle persone che voglio tutti in accordo. Dove hai comprato il divano della casetta nuova? Dunque, questo fantastico agnese l'ho preso da Ikea, come qualsiasi cosa all'interno di casa mia. È tutto di Ikea, cioè proprio potrei fare da sponsor gigante Ikea ovunque. Sei ancora amica di Giulia De Martini? Certo che sì. Come fai ad avere dei capelli così belli? Allora, a parte il fatto che ve lo dico, ho letto anche un'altra domanda nella quale c'era scritto se tornerò mai bionda e un pochino adesso che comunque mi stanno arrivando tipo qua li schiarirò. Non mi farò mai bionda come ero prima, ma per il semplice fatto che per quanto mi piaccia quel biondo vaniglia, nordico e piripipiripà, i miei capelli non lo tollerano, cioè si rovinano, perdono tutta la loro elasticità e tutti i ricci, i boccolini che ho al naturale. Io adesso mi sono fatta una specie di piega che non, insomma, sembrano più dei capelli naturali lisci, asciugati così all'aria, e invece teoricamente ci ho passato la piastra. Ovviamente per tenerli così belli, tra virgolette, nel senso che comunque mi rendo conto che sono sani, non hanno tante doppie punte, insomma, li sto trattando bene ma da un annetto e passa, nel senso che non facevo più la piastra, cioè per un periodo di tempo proprio li lasciavo così, piuttosto me li legavo, però non ci facevo niente. Ciao Giulia, ti volevo solo dire che sei una bellissima persona, soprattutto semplice. Ma che carina, ciao Dina, grazie mille, sei tanto gentile. È stato difficile abituarsi a vivere da sola? Mi chiede Giulia. Dunque, no,
non è stato difficile abituarsi a vivere da sola, anzi è stata una cosa molto naturale. Era una cosa che volevo fare da tanto, ma ripeto, non perché non stessi più bene a casa, ma perché appunto desideravo tantissimo avere uno spazio mio, un posto mio, non solo una cameretta. Io sono stata tantissimo fortunata sotto questo punto di vista, perché soprattutto adesso che sono rimasta senza lavoro, questa casa non ci devo pagare l'affitto, che è una spesa enorme, che, cioè, io quando invece non sapevo ancora che questa casa, che sarei potuta venire a stare qua, cercavo in affitto, cioè c'erano dei prezzi, delle cose che adesso come adesso sarebbe veramente un problema. Quindi, nel senso, mi è andata tanto di fortuna che tutti quegli avvenimenti, ossia che il mio nonno che aveva affittato questa casa, gli inquilini che c'erano dentro poi hanno deciso di andarsene proprio quando volevo andarmene io da casa mia, quindi poi ho detto, ehi, aspetta, allora posso venire a stare qua? E quindi niente, quindi non è stato difficile perché era una cosa che volevo. Poi io sono una persona un po' strana sotto questo punto di vista, nel senso che mi piace tanto stare da sola, quindi che ne so, fare le mie cose, anche quando vado in centro. Ovvio che quando ci vado con le mie amiche ha tutto un altro sapore, però se devo fare delle cose, cioè se ho tipo degli obiettivi che devo andare di qua, andare di là, allora preferisco andarci da sola perché non perdo tempo, mettiamola così. E anche quando sono a casa, che ne so, la sera arrivo, mi accendo la mia candela, mi guardo Gossip Girl, mi ordino una pizza o mi faccio una pasta, o insomma. Allora, questa domanda è molto interessante. Sei una persona gelosa? Come affronti la situazione della fiducia nell'altra persona? Allora, dunque, io di base non sono una persona molto gelosa. Sono gelosa, ma magari non te lo faccio vedere, e solo in alcune circostanze. Mi piace che il mio ragazzo si senta libero di fare quello che vuole, e ovviamente capitemi, non mi piace assolutamente vietare, cioè una cosa che per me non è proprio concepito. Sarà perché ho avuto comunque delle relazioni nelle quali mi sentivo io molto impedita nel poter fare le cose, anche proprio le più basiche, ma proprio stiamo parlando di cose basiche. Quindi di base io non sono una persona che ti vieta, ma anche se fossi gelosa di una cosa, cioè che ne so, è difficile che succeda perché a lui non piace andare a ballare in discoteca, queste cose qua, ma se una sera mi dice, amore, vanno tutti a ballare, diverti, cioè se è una serata tra di voi che vuoi andare con loro e io non vengo, ma ci mancherebbe. Cioè, poi sta a te farmi capire che io posso fidarmi di te senza preoccuparmi. Io sono dell'idea che se succede qualcosa, in un modo o nell'altro lo vengo a sapere. Direi che questo ask lunghissimo può terminare qua. Quindi niente, ragazzi, io spero che insomma, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. E niente, vi mando un super bacio e raccontatemi voi anche come state, come va, cosa fate. Insomma, così è uno scambio, non sono soltanto io che parlo per tipo mezz'ora. E niente, vi mando un bacino e ci vediamo alla prossima.